Buongiorno, mi chiamo Lucy Champagne. I miei capelli sono più corti di quelli della fotografia perché sto interpretando un ragazzo in una commedia e così me li hanno tagliati. Cosa? Ah, sì, la camera. Forse dovrei dirvelo subito, io non ho mai lavorato nel cinema, però ho fatto molte commedie, principalmente in video. Volete vedere? Ho interpretato una donna i cui soldi le erano stati rubati dal fratello e per lei è stato devastante. Infatti ho dovuto recitare con il massimo dell'espressività. Ed è stato difficile, sì, difficile. Beh, poi ho fatto una commedia di Tennessee Williams chiamata Parlami come la pioggia e lasciami ascoltare. Titolo molto lungo, ma la commedia era molto corta. E parlava di una coppia in cui io ero la donna, il cui marito scappava lasciandola senza soldi. E lei era anoressica, ma cioè non era anoressica per scelta. Cosa? Ah, sì, la. Beh, la mia prima esperienza era il compleanno del prete e io ero in prima media e dietro di me c'erano tutti i miei compagni che recitavano e io ero di fronte a loro e loro cantavano "Dove stai andando, piccolo Bobby? Dove stai andando, Bobby?" E io ero davanti a loro e indossavo un vestitino bianco e cantavo con loro. Sto seguendo tutte queste belle stelle e le mie pecorelle fanno beh. E è stato grande, mi sono divertito un sacco. Beh, cosa? Ah, sì, scusate. Poi, fin da piccola mi piace raccontare le bugie, ma cioè non è che sono bugiarda, però mi piace pensare che possa dire cose così convincenti, cose non vere, ma così convincenti che la gente possa credermi. Forse è per questo che voglio fare l'attrice. E per l'audizione ho portato un monologo tratto dall'Amleto di Shakespeare. No, no, non la parte di Ofelia, la parte di Amleto. Ah, non lo vuole vedere. Cosa? Devo improvvisare? E cosa vuole che improvvisi? Immaginare me stessa in una situazione tragica? Cioè, vuole vedere se posso piangere. Cioè, ma io non posso piangere così qui adesso, cioè, non è che posso pensare di piangere così. Cioè, mettimi in un film in cui c'è una situazione triste, dove devo piangere, allora io mi concentro dove escono le lacrime e a quel punto piango, ma così, così non posso, cioè, no, no, non posso. Devo immaginare me stessa in una situazione di assoluto panico? Beh, non le sembra che io adesso non sia già in uno stato di assoluto panico? Ok, lo faccio. È finito. Facciamo un'improvvisazione. Improvvisazione? Sì. Su che. Hai ricevuto una proposta di matrimonio. In perfetto stile, ginocchio, anello, e devi dare risposta. Va bene. E non te l'aspettare. Non guarda, nel senso, mi sento onorata comunque di ricevere questa proposta, però cioè alla fine ho 18 anni, ho una vita davanti, non è che posso così, cioè, su due piedi decidere di impegnarmi con una persona che, ok, stiamo bene e tutto, però. Non lo so, così su due piedi davvero non so cosa dire. Dovrei pensarci, però molto probabilmente mi dispiace, ma la risposta sarebbe Ora parla positiva, sei così. quindi molto contenta, cioè una cosa molto commossa. Ok. Oddio, non ci posso credere, non aspettavo altro. Guarda, sì, assolutamente sì. Sì, domani, quando vuoi, fra un mese, fra 2 ore, subito. Va benissimo, non vedo l'ora. Buongiorno, mi chiamo Nicole Donghi, ho 18 anni e abito in provincia di Milano. Frequento l'ultimo anno del liceo classico e diciamo che appunto la mia passione è recitare.
Ho frequentato diverse scuole, ho iniziato quando ero in prima media, ho fatto per 5 anni recitazione teatrale in una compagnia della mia zona, diciamo in modo molto amatoriale. 2 anni fa ho frequentato quelli di Grock, mentre l'anno scorso ho fatto un'accademia cinematografica a Milano. Il monologo che ho scelto di portare oggi racconta di questa ragazza che per la prima volta va a un provino cinematografico ed è alquanto imbarazzata.